Gwenya, mama di Chihuahua. Gwenya, bring the action. Pronto a Mary? Sì, sono Giotti, vai. Pronto a Mary degli Innocenti da Modena, hai passato in vantaggio la pistoletta. Bello il controllo del capitano romanista. Scusa Mary, scusa sono Mary. Sempre Giotti. A Mary scusa, sono degli... Sono sempre Giotti. No, scusami Giotti. Sono Giotti, sono degli Innocenti da Modena. Cerchiamo di capire che siamo perché sono andiamo sì, male. Bring the action. E diamo il buongiorno al direttore Carlo Lazzotti, buongiorno Carlo. Buongiorno Martina, buongiorno Flavio, saluto a tutti gli ascoltatori. Buondì. Come stai? Come stai, direttore? Bene, voi? Un po' noi... arrabbiati, insomma, un po' infatti, inquieti. Un pochino arrabbiati. Che è successo? Stanno uccidendo, il hanno calcio. Veramente rotto il calcio, come si dice. Vabbè, da un pezzo anche, insomma, quindi... E continuano, però, c'è ancora... Con imperterri, di più che altro, sì. No, ma oggi abbiamo scoperto anche che dobbiamo ringraziare il giudice Toselle, soprattutto, sì, perché... Sì. Lui applica il minimo della pena tutte le volte, quindi adesso mi auguro che insomma sabato i tifosi della Roma fino a fare uno striscione, grazie caro giudice o roba del genere, perché... Poi Carlo, la cosa che fa più arrabbiare in questi, mai come in questi casi, è il paragone, no? Quando da un'altra parte accade una cosa molto simile a quella che accade in casa tua e vedi che la risolvono in maniera brillante, dici porcaccia la miseria, guarda come si è messi, perché al Westfalenstadion di Dortmund un tifoso durante il minuto di silenzio a gara con l'Amburgo ha urlato la frase Sieg Heil, saluto nazista, e si è visto combinare la pena di 3 anni dalla federazione, interdizione dallo stadio. Il Borussia Dortmund, non contento, ha detto 3 anni non bastano, 6, quindi tu tifoso nostro fino al 2020 allo stadio non entri, per quanto poi, visto che l'urlo è arrivato nel minuto di silenzio, il tifoso è stato preso ancora prima dell'inizio della partita, riconosciuto ovviamente anche dalle telecamere, il posto preso, portato via, non assistito alla partita, adesso si fa non 3 anni come voleva la federazione, ma 6 anni perché il Borussia è esteso la pena. E allora in un'Italia che reprime, vedere solamente 25.000 euro alla Juventus per quegli striscioni e soprattutto vedere quelle facce oggi su tutti i giornali, quindi potresti andarli a prendere adesso, ora, Juventus, Federazione, Osservatorio, Tosel, chi volete, ecco, fa davvero male vedere che appunto in Germania le cose funzionano e funzionano così bene. E dicevamo con Valentina, quando se volevi davvero eliminare la piaga del razzismo o della discriminazione, li dovevi prendere quando erano in 20 e dovevi prendere quei 20, non adesso che sono diventati 1000, 2000, una curva, ora anche i distinti, financo la tribuna stampa che applaude ai cori ovviamente per provocare e per manifestare il proprio dissenso, o no? Io penso a tutto quello che hai detto, poi hai detto giustamente, mani dove riescono le cose, dove riescono, non è un caso, insomma, in Germania riescono a farle, ma non sono finalmente in ambito esercizio, ma in qualsiasi altro ambito della vita. Carlo, si sente un po' male, puoi spostarti un metro? Proprio... Sì, proviamo un attimino a... Già così ti sentiamo bene, prova un po'. Vai, per vai. Cui dicevo, non è un caso, non è una novità, insomma, che in Germania riescono a sistemare le cose, non soltanto nel calcio, ma meglio di quanto ci riusciamo noi in Italia. Proprio perché, come hai detto tu, tutto quello che viene fatto qui ha dell'indecente, perché quelle persone che tiravano su lì lo striscione quando volo penso al toro, oppure toro se uno schianto, eccetera, eccetera, sono esattamente individuabili dalle immagini televisive e dalle foto che sono su tutti i giornali. Esatto. Io penso che dovrebbe per prima la Juventus, sia una società seria, ripeto, per prima la Juventus sia una società seria, andare a prendere abbonati e tifosi e impedire loro l'ingresso negli anni futuri allo stadio, allo Juventus Stadium. Succederà? No. Secondo me no. Rispondo io. Secondo me no. Perché... Insomma, parliamo della società che poi... Ma poi non è neanche colpa del... In questo caso il Dortmund è stato straordinario perché ha aumentato la pena. Però dovrebbe partire anche dalla federazione. È ovvio che per prima la Juventus, anche conoscendo poi il modo di fare, non è che si dà le martellate da sola. C'è, basta la frase di circostanza di Agnelli, scritta su Twitter. Chiediamo scusa, le tragedie non si offendono, eccetera, eccetera. Non è che o come dire, non è, dovere, non è interesse società, neanche dai, della Juventus riportare l'ordine del calcio in Italia, voglio dire, ci dovrebbero essere degli organi preposti che si sono dimostrati molto duri con alcune squadre e molto meno con altre, anche dal punto di vista della giustizia sportiva. Carlo, Borca
Valero. Quattro giornate, Strootman viene espulso in Napoli-Roma, Vidal manda a quel paese tre volte Rizzoli, balla anche un possibile dito medio, anche se non abbiamo la certezza, potrebbe essere anche un indice che indicava ho fatto solo il primo fallo. C'è proprio una disparità in tutti i settori, dal calcio giocato al calcio tifato in questa stagione. Ma lo abbiamo sempre detto quando abbiamo cominciato a inizio stagione a parlare di quanti falli servivano la Juventus per avere una quindicina di cartellini gialli, quanti falli servivano a tutte le altre squadre. La Juve serviva il triplo, il quadruplo delle altre formazioni, quindi anche questa è una disparità evidente. Ma questo fa parte di quello che noi sappiamo, cioè della sudditanza psicologica, del fatto che non c'è serenità nella classe arbitrale, non c'è serenità neanche poi in chi deve giudicare dopo le partite, quindi negli organi di giustizia sportiva. Purtroppo il calcio è così. Ma ripeto, non è niente di più lo specchio del paese, quindi la depressione è a 360 gradi, perché tanto quello che vedi ogni giorno quando uno si sveglia la mattina e va in giro per le strade o deve arrivare al posto di lavoro, lo sfascio che vedi di questa Repubblica, quello lo rivedi chiaramente nel mondo del calcio. Hai visto la classifica di Sport Mediaset? Sì. Che te... Ma Mediaset, ecco, non la fa... Esatto. Tipo la Roma 24, Gazzetta Giallo Rosso, Roma News, cioè, lo fa Mediaset. Anzi, pardon, Panorama, ecco, non, da Sport Mediaset, sono aperto comunque uguale. Sì, Mediaset, sì, con sì. Particolare evidenza, sì, soprattutto. Per cui è una cosa che fa anche impressione, nel senso che una volta magari Mediaset una cosa del genere non l'avrebbe ritratto e invece non è uscita fuori. Quindi, proprio... Carlo, ti stiamo perdendo di nuovo. Risposta di un'altra volta. Non so dove tu ti vada a dubicare, ma ogni tanto perdiamo il segnale. Adesso io partirei con una delle tue invettive contro le linee telefoniche. Sì, se sei d'accordo. No, non dico nulla. Però anche quella, diciamo che ce la mettiamo anche quella nel calderone. Beh, tra le cose. Comunque, qual è la cosa che ti ha colpito di più di questa classifica? Ma il fatto che comunque sia. Comunque sono ribaltati i primi posti, primo e secondo. E anche, terzo e quarto, hai visto di come... Anche terzo e quarto, perché sono direttamente coinvolti Fiorentina e Napoli, che ricorderete hanno avuto quell'episodio, ricordi quadrato, non dato, al 90esimo. Mm-hmm. E lì abbiamo sempre detto, siccome Napoli è più importante della Fiorentina, la Fiorentina non viene dato quel calcio di rigore che era abbastanza netto, mm-hmm, per quel sorta di cupola che c'è nel calcio italiano, per cui alla fine si va a vedere la differenza da terzo e quarto, da quarto e quinto... Tu sei sesto, tu sei ventesimo, allora se giochi in casa del ventesimo forse te lo do un rigore, ma se stai giocando in casa della testa, sesta contro ventesimo, la testa vince sempre. Quindi tu continui per la teoria appunto della piramide, non pensi ci sia... Assolutamente, ci sia niente di più. Sì. Cioè, tu vedi dei falli che comunque sia a campi invertiti, anche semplicemente magari non verrebbero dati, però chi gioca in casa... Vede quasi azzerata se la distanza tra le due squadre non è tanto ampia, se stai parlando dal quinto posto, per quanto riguarda tutte le varie possibilità all'interno delle combinazioni possibili delle 20 squadre che si ha. Ma quel manuale però è nella testa degli arbitri, non è che è scritto, non è che è elaborato, ecco, è qualcosa che ti deriva dall'esperienza, dai raduni a Sportiglia, dal fatto di sapere che comunque sia se fai un torto alla Juve non arbitri per un mese e mezzo, se fai un torto a Inter e Milan rischi comunque di diventare internazionale dopo 8 mesi anziché subito come magari sarebbe stato e così via. Se lo fai invece contro il Torino magari a favore della Juventus, giorno, Praschi ti difende. Difende, i Vanicchi non serve la moviola che si può sbagliare, ma che come l'ho detto in questa settimana sono 5 errori su 250. E io credo che si siano dimenticati almeno un paio di centinaia, nel senso che alla fine se vai a vedere un errore a giornata lo trovi in qualsiasi partita. È chiaro che non è un errore grave, però magari un fuorigioco che non viene segnalato e arriva il gol, è una posizione di fuorigioco che invece viene segnalata quando non c'era e sarebbe stato un gol, secondo me fa comunque spostare l'equilibrio della partita, no? Perché non è di più o non è di meno. Due rigori non dati nell'ambito della partita, 10 partite in penale, secondo me li trovi 10 errori nell'ambito delle 10 partite campionato, quindi come fa a capire che ci sono stati 5 soltanto in 250 gare, oddio, è negare evidenza. È come se arrivasse un premier o un ministro della Repubblica a dire che in questo paese va tutto bene, che c'è lavoro, che gli italiani sono ricchi. Sì, la gente lo prende per il fascismo e io non so, deve essere insomma la sorte magari tra designatore e capo degli altri manuali in giro dicendo che ci sono soltanto 5 errori su 250 partite. Guarda, Valentina prima ha letto il riassunto della giornata con l'analisi di Tombolini sul Messaggero, penso che già 5 tra espulsione di Vidal, rigore per il Torino, il rigore mancato all'Inter,
ce n'erano, insomma, 5 li trovi già solamente in questa giornata, per capirci. Esatto, quindi esatto. Guarda, di media io penso che ecco, le Sampdoria Milan ce ne sono trovare. Inter, ecco, cioè partite che per poi ce ne sono 4 in Livorno Verona, ma che non avrebbero influenzato il non avrebbero cambiato il risultato, comunque avrebbe vinto il Verona, al quale mancano un po' di decisioni a favore, ma comunque l'ha portata a casa. Però le partite comunque che sono cambiate a causa di decisioni sbagliate sono 3, con 5 decisioni, anche anzi 6 sbagliate, quindi insomma c'è dobbiamo aggiungere partite. Anche un'altra cosa, Flavio, perché quando vediamo arbitrare le partite spagnole, uh-huh, noi vediamo un metro di giudizio che è più o meno sempre simile. Gli arbitri spagnoli non sono particolarmente simpatici, alcuni sono isterici, quindi però arbitrano più o meno tutti allo stesso modo. I tedeschi ancora più gatti, proprio fai fatica a distinguere. Una volta distinguiamo Merkel, poi Stark, perché sono le due stelle, insomma, sono state, per quanto riguarda l'ambito della Bundesliga, i migliori in assoluto nell'ultimo decennio. Mm-hmm. Ma poi gli altri fanno fatica. In Inghilterra esiste Webb, stella polare, poi tutti gli altri, Atkinson e in giù, insomma, sono abbastanza normali. Il problema è in Italia. Tu, a seconda di chi arbitra, ecco perché ce lo chiediamo tutti i giovedì, sì, pomeriggio, sì, chi arbitrerà sabato o domenica? Perché già a seconda, capisci, di chi arbitra hai un metro completamente differente. Ognuno è differente dagli altri. Se arbitra Bergonzi è un conto, se arbitra Celi è un altro, se c'è Gervasoni oppure se c'è Rizzoli, uno è diverso dall'altro, ma non Già questo è il fallimento della classe arbitrale. Che facciamo? Facciamo un piccolo break, sì, se, vuole, se vuole la regia, così poi lo riprendiamo, lo riposizioniamo un'altra volta, direttore, dai. Rientriamo in diretta, riprendiamo il nostro direttore Carlo, rieccoci. Se sei d'accordo, di nuovo, buongiorno, beh, di nuovo. Così è impossibile. Oh, eh? Ecco, che spettacolo! Bravo. Non che si muovere perché si sente tipo stra benissimo. Insomma. No, anche perché ha un telefono fisso, insomma, quindi se non si sente così saremmo davvero preoccupati per il nostro paese. Sembra che tu sia qui in studio. Se non si sente neanche così, lui veramente fa un'invettiva che dura una settimana e mezza. Giustamente, prepara le valigie. Direttore, ora che ti sentiamo così bene, torniamo a parlare anche di calcio giocato. Ieri sera di nuovo Champions League. Al Borussia bastano 5 minuti per ipotecare i quarti, ci scrive il Corriere. Reti di Mkhitaryan, Royce e doppietta di Lewandowski. Finisce 2-4. Male l'avvio dello Zenit di Luciano Sbarletti, possiamo dire. Vabbè, abbastanza. Vogliamo dire anche che abbiamo azzeccato tutto quanto quello che abbiamo detto, sì, ieri, per cui se Flavio aveva fatto i conti, insomma, di quanto potevamo far vincere i nostri ascoltatori, insomma, qualche eurino si tirava su, qualche euro, esatto, si tirava fuori. E io credo che si è confermato tutto quello che diciamo ieri, cioè lo Zenit è una squadra che dal punto di vista difensivo è drammatica. Borussia Dortmund ti fa male comunque, perché quando gioca in velocità e in contropiede in quel modo riesce a farti gol in qualsiasi maledetta. Ha segnato Lewandowski, ha segnato Mkhitaryan, cioè segnano tutti, perché quella è una squadra meravigliosa. Quello che ha fatto specie ieri è vedere il tramonto dello United, perché quello è veramente il tramonto proprio. L'Olympiacos peraltro è il primo club che vince in casa per ora. Brava, sì, Vale, è vero. È vero. Il primo club che vince in casa, che in tutta però la dopo anche fuori casa. È vero, una su sei, quindi a questo punto. Però 2-0 non te l'aspettavi, dai. Cioè io non me l'aspettavo. È vero. No, io pensavo che almeno un gol sarebbero stati in grado di farlo, ma soprattutto non ci hanno mai provato, cioè non è che ha rischiato mai l'Olympiacos di subire una rete. Per carità, poi a Old Trafford è anche possibile che si ribalti il tutto, perché magari lo United vince 2-0, va nei supplementari. Almeno abbiamo un quarto interessante, Carlo, sicuramente è più interessante, perché sì, c'è una speranza che venga riaperto. Negli altri 5 mi sembra che di poter dire, insomma. Guarda, lo Zenit non può sperare in nulla, perché ne dovrebbe fare 3-0, vincere con almeno 5-3, insomma, esatto, al Westfalenstadion, cosa impossibile. Ma mi piace sottolineare il fatto che è incredibile la trasformazione di questa squadra, cioè non può bastare il fatto che non ci sia Ferguson sulla panchina, che ci sia Moyes, cioè con la pensione di Sir Alex proprio si è smontato completamente un ambiente anche dal punto di vista psicologico. È una squadra che non ci crede più, non ha verve. Vedete che anche Van Persie, secondo me, che lo scorso anno è stato un giocatore straordinario, quest'anno non pensa ad altro che andarsene, cioè a trovare magari una collocazione da qualche altra parte, perché non sente più di avere alle spalle una squadra in grado di poterlo far vincere. O comunque pensa al mondiale in quest'anno. Sicuramente pensa al mondiale, ma poi tornerà magari a luglio, ad agosto a Manchester dicendo: vabbè, ma che ci faccio qua? Cioè, qui vinceranno Manchester City e Chelsea nei prossimi anni, perché da una parte c'è Mourinho e dall'altra ci stanno i soldi. E quindi è difficile per lo United pensare di poter risollevare la situazione. Poi, per carità,
potranno arrivare nuovi investimenti e dovranno arrivare nuovi investimenti, ma non mi sembra Moyes poi il tecnico in grado di accendere l'entusiasmo. Si sarebbe voluto paradossalmente un José Mourinho, cioè qualcuno di in grado di surrogare almeno in parte la personalità di Sir Alex, perché quello che manca allo United è la personalità e le decisioni dava, probabilmente e le decisioni che gli davano Mourinho, che gli animi li accende sicuramente. Oggi è anche protagonista di una gaffa, no, nei confronti di Eto'o. Dice: il problema al Chelsea non ho attaccanti, Eto'o è vecchio, ha 32 anni, forse 35, ma la cosa più bella è che poi ritratta e se la prende con i giornalisti, perché il video è rubato, però gli hanno rubato, è stata una bastardata nei confronti di Mourinho. Però se ripeto bene, ha detto il mio co debut, in tutto caso, no? 32 ans, peut-être 35, je ne sais pas. Questo è il momento in cui dice ho 32 o 35. Dicevi, Carlo? No, si è ripreso bene, perché poi ha detto: oh, ma lui mi vuole bene, anche io gliene voglio. Cioè, non è un caso che è l'unico attaccante che ho avuto da una parte e poi anche da un'altra. Quindi che è vero. Lui ricorda l'Inter e ricorda chiaramente il Chelsea. Poi secondo me pure è vero che magari è dopo di anni ce n'ha di più, perché insomma va a sapere ogni tanto com'è la carta d'identità di alcuni giocatori africani, insomma. Però alla fine ci sta, è il personaggio Mourinho, insomma, da lui accettiamo anche queste cose perché fa coreografia. Sì, sì. Mourinho che comunque incontrerà Mancini, quindi insomma insieme si spartiscono una vecchia Inter piuttosto gloriosa, no? Il secondo che dice al primo: hai vinto perché io ti ho costruito uno zoccolo duro sul quale lavorare. Fatto sta che, a parte questo piccolo siparietto, come la vedi questa partita tra ovviamente lo Special One e l'ex primo tecnico senza tesserino in Italia? Secondo me il Chelsea rischia, perché magari sull'onda dell'entusiasmo il Galatasaray in casa può fare risultato, quindi mettiamo la stessa doppia chance 1x che mettevamo ieri per Olympiacos Manchester United. Sì. E soprattutto perché ancora mi sembra dal punto di vista difensivo qualche lacuna ce l'abbia la formazione di José Mourinho, eh. Poi magari davanti riesce a fare risultato, ma ancora qualche cosa manca dietro. Quote leggermente diverse rispetto a ieri, perché ieri il Manchester era sopra 2, il Chelsea invece è sotto, è 1,90 la vittoria, 3,80 l'1 del Galatasaray, quindi la doppia chance 1x è leggermente inferiore a quella che poi si è, anzi è leggermente superiore rispetto a quella di ieri per l'Olympiacos, cioè c'è più il Chelsea ha più possibilità di vincere rispetto allo United. È anche più forte lo United, ovviamente sì, in prospettiva. Ovviamente. Su questo senza dubbio. Invece lo Schalke è già spacciato contro il Madrid, o credi che possa esserci una possibilità recondita di far bene questa sera? No, secondo me vince Real, anche perché comunque sia, a proposito di fragilità difensiva, lo Schalke ne ha proprio tante, nel senso che dietro è un colabrodo. Una volta davanti era una squadra di livello, oggi non lo è più e secondo me finisce addirittura tanti a pochi. O meglio, pochi a tanti. Sì, ecco, bravo, probabilmente zero a tanti. Con Kevin Prince, no, magari no, ecco, quello ci potrebbe essere anche la possibilità di un gol. Sì, dovendo scegliere tra il 2 e il gol, quasi quasi preferisco il gol. Però il Real Madrid ha tutte le possibilità di portare a casa la partita anche con serenità. Abbiamo detto sulle formazioni, tra l'altro, quella del Real mi intriga. Sì, perché te la legge Flavio, la formazione ce l'ha davanti. Ce l'hai tu? Ce l'hai tu, Carlo, se no te la leggo. No, leggimela. C'è Casillas in porta, Arbeloa, Ramos, Pepe e Marcelo in difesa, Modric, Xavi Alonso, Di Maria a centrocampo, quindi Di Maria confermato nel ruolo di interno, sì. Lo sta provando e funziona. In attacco Bale e Ronaldo, alla destra e alla sinistra di Benzema. Dall'altra parte invece Kevin Prince, scusate, Boateng, che era partito punta nello Schalke 04, adesso si ritrova a fare il mediano davanti alla difesa con Farman in porta. Giocherà lo Schalke da destra a sinistra in difesa, Ouedes, Matip, Santana e Kalasinac, Boateng e Neustadter davanti alla difesa, Farfan, Meyer e Goretzka dietro alla punta, che sarà Klaas-Jan Huntelaar o Jan Klaas-Huntelaar, che ci piace tanto, c'è sempre piaciuto. Un altro che se ne vuole andare, tra l'altro, perché non è stato curato bene, tra l'altro, durante l'infortunio, e credo che abbia fatto il suo tempo, però è un giocatore che io continuo a seguire e prenderei dovunque, più o meno, perché ce l'ha in rosa ed è sempre tanta roba. Credo che il Milan, secondo me, ancora deve mordersi proprio le dita per averselo fatto sfuggire in quel modo. Ricorderete, 4 apparizioni, 4 gol fece, tanto uno più bello dell'altro, e poi l'ha lasciato andare colpevolmente, senza colpo ferire. Detto questo, no, secondo me finisce proprio pochi a tanti, con la possibilità anche da parte del Real di segnare con tutti gli altri, perché ricordiamo che è vero che davanti c'hanno Bale, Cristiano Ronaldo e Benzema e giocano sempre loro tre più o meno come trio. Quando ci sono, certo, sì. Ma quando entrano Alvaro Morata e Kessié,
è un vedere meraviglioso. Io impazzisco perché se lo abbiamo visto all'europeo di categoria, anzi al mondiale, scusate, di categoria, giocatore straordinario, e sono convinto che lui è davvero il nuovo Raul. È un giocatore molto molto forte, entrambi forte, saranno in panchina. Molto intelligente, umile, tra l'altro quando serve essere umili, ma anche sa di essere che sei, cioè è uno un predestinato, quindi... C'è anche Yaramendi, l'altro giovane che sarà in panchina. Strano invece trovare in panchina nello Schalke Draxler, talento, uno dei talenti più fulgidi dell'intero vivaio tedesco. Poi anche Salai, che è una punta che insomma ha sostituito Huntelaar molto bene quando l'olandese è stato indisponibile, sarà in panchina anche lui. E Papadopoulos, che è quel greco, ti ricordi Carlo? Vale, se ne parlava molto bene anche in chiave mercato, fece una doppia sfida contro l'Inter incredibile, straordinaria. Papadopoulos, questo certo, centrale no. greco sì, altissimo, sì, altissimo, sembrava fortissimo, adesso segnò anche peraltro in quella... Questi greci sono un po' stagionali, sì, però è andato, non è passato che, di moda qualche mese e poi non li senti più, non so perché, però è passato di moda. Arbitrerà Webb, Carlo, quindi grazie. Beh, quindi anche quello è un bel vedere, ma credo che questa sera ci divertiremo molto di più di ieri, un po' perché ieri le partite erano sfalsate, una alle 18 e l'altra alle 20:45, sì. E quella alle 20:45 sinceramente era abbastanza noiosa, sì. Ma questa sera secondo me ci divertiremo anche con tanti gol, mi avviso. Speriamo che sia così. Prima di chiudere volevo fare anche con te un piccolo punto sulla Roma. C'è sulla Gazzetta dello Sport riportato quello che dovrebbe essere stato il discorso di Rudy Garcia ieri alla squadra. Ci interrogavamo con Vale anche ieri cosa dice alla squadra dopo che ti vedi, insomma, gli arbitri in altre partite di fatto uccidere un sogno, perché la Juventus, se non perde punti in partite come quella col Toro, quando li perde, insomma, di fatto dovrebbe aver detto: lasciamo perdere arbitri e curve, non ci devono interessare, pensiamo solo al campo, a sbagliare meno sotto porta, chiudendo prima le partite. Questo è il discorso. Ti ha convinto e che partita ti aspetti contro? No, ha perfettamente ragione. Poi non si capisce perché uno debba tenere il punteggio sul filo, comunque sia in quel modo fino all'ultimo, quando ha la possibilità di chiuderlo anche con un solo contropiede, perché poi sai già che l'avversario magari può farti un gol, ma due non te ne fa davvero. Ha perfettamente ragione. Quello che serve è la cattiveria davanti, perché dietro la Roma ce l'ha dietro con Benatia e Castan, ce l'ha a centrocampo, figuriamoci, con De Rossi, Strootman, Nainggolan, ma ce l'ha anche con Pjanic, perché è quello che, come diciamo sempre in questa stagione, sorprendentemente è uno dei maggiori recuperatori di pallone della squadra. Ce l'ha un po' meno davanti e ogni tanto si eccede in leziosità, quasi come se fosse ancora il tempo di Menez e Vucinic, perché gli Aic purtroppo ogni tanto si abbandona anche lui a cose di questo genere. Lo stesso Gervinho ogni tanto adotta la situazione sbagliata, magari tira quando dovrebbe passare e passa quando dovrebbe tirare. Per cui ci vuole molta più cattiveria, e in quello Rudy Garcia ha perfettamente ragione. Caso Benatia, che si è sfogato sull'equipe a proposito del nuovo CT del Marocco, Benabisha, ha detto: Benatia, non capisco il progetto, se non ci sono le condizioni non parteciperò alla Coppa d'Africa e mi ritirerò dalla nazionale, non voglio essere lo zimbello del calcio africano, questo è un allenatore che non conosco e non voglio conoscere. Mi pare di risentire Rino quando dice ragazzi, i parenti a Natale, sì. Ma tanto è solo un CT temporaneo, cioè, non con lo questo conosco, tecnico non, lo voglio, non voglio lavorare. Che personalità, io lo adoro veramente, cioè, rende il mio paese lo zimbello di tutto, insomma, non ci voglio. Se tu luce al Manchester United, avete paura? Sì, ma del rinnovo, infatti, si parla di rinnovo. Cioè, ecco, cominciamo subito a farlo rinnovare, scusate. Ma credo che Medì, tra rimanere a Roma e pensare alla Premier, insomma, non ci pensa davvero. Io voglio che non ci pensi proprio, lo blindassero, esatto, immediatamente, ma subito. Guarda che la cosa della nazionale non mi dispiace affatto. Cioè, no. Lui è l'unico giocatore che la Roma potrebbe perdere insieme a Gervinho per la Coppa d'Africa. Non ha detto niente. Che, esatto, che è una manifestazione devastante per i club europei, perché i giocatori li devi dare a metà gennaio. Se ti va bene ti ritornano a metà marzo, quando non ti ritornano stanchi, rotti, eccetera, eccetera. E veramente non ce li hai per due mesi. Cioè, comunque è una cosa che capita in un momento dell'anno demenziale, e non si capisce perché la FIFA non debba provvedere in qualche modo, posizionando magari la Coppa d'Africa in un'altra... Sì, in un'altra... È chiaro che se non la puoi far giocare ad agosto, neanche a luglio, neanche a giugno. La puoi far giocare magari in determinati stati, a maggio-giugno, possibilmente quelli dove piove un po' di più, dove non fa un caldo tropicale, altrimenti la posizioni in un altro spazio del calendario, magari a Natale, quando ci sono le soste dei campionati. Allora già avrebbe più senso, magari un giocatore del genere in un club europeo perde la metà delle partite che perde invece a febbraio. Chiaro, ma è follia veramente. La posizionata al febbraio è veramente demenziale. Sì, veramente una follia, staremo a vedere.
Va bene, Carlo, grazie. A questo punto ci sentiamo domani. Grazie sempre a voi, ragazzi. Quello che mi dispiace è che domani dovremo analizzare l'Europa League, ma mi rendo conto, insomma, che poi la stessa attualità calcistica. No, no, domani analizziamo domani ancora le partite che si sono giocate. Venerdì ti distrai con la schedina, se vuoi proprio non ne parli. Quindi la saltiamo proprio a piedi pari. Andiamo lì, no? Capite che Fiorentina, Esbjerg, Ludogorets, Lazio, insomma, poi diventa una tristezza che può anche permeare tutta la settimana. Veramente, andiamo puoi lì, fare un bello squat, ti dai la spinta e fai un salto in avanti, non ci pensi proprio. Poi si parla direttamente di campionato, direttore. Quanto vi adoro, ragazzi. Molto bene. Sarebbe bello poter fare sempre collegamenti con questo tipo di telefono, Carlo. Guarda, ecco, questo è un nostro invito non tanto velato. Sembra che sei insomma, qui con noi. No? Ecco. Ragazzi, basta chiedere perché Mirko ha già registrato il tutto. Quindi... Bene, molto bene, molto bene. A domani, direttore, grazie, buon lavoro. Un grande abbraccio, ragazzi. Abbraccio. Ciao, grazie a Carlo Lazzotti.